Celle Kimono, Uchikake, from Kyoto, Kodaiji. Fresco? Uchikake? Nene? From Kyoto. From Kyoto. Kodaiji. Kodai Temple. Temple. Gemellaggio che Firenze fa con Kyoto. Con molto piacere, io come presidente della Società delle Belle Arti, Circolo degli Artisti, sono molto, molto grata di poter attivare questo scambio, questa interazione con gli artisti giapponesi, e tutto questo è stato creato dalla signora Kuniko, che tra l'altro ci ha portato anche per l'occasione dei musicisti che faranno un concerto domenica prossima. Ecco, no, io ora parlo piano perché molte persone so che non parlano bene italiano. Comunque, lo scopo dell'evento quindi è approfondire il rapporto tra l'Italia e il Giappone. Il Comune di Kyoto ha sponsorizzato questo evento offrendo la possibilità di poter conoscere aspetti della cultura orientale che sono molto interessanti. In occasione della mostra, il famoso tempio di Kyoto, Kondaiji, però non so se lo pronuncio bene, ci propone di esporre una grande opera artistica dall'elevata tecnica artigianale. Sono dei tessuti di kimono molto preziosi, riprodotti con una grande, una splendida attività artigianale orientale. Gli originali di questi kimono appartenevano alla moglie del grande samurai Hideyoshi, si chiamava Hideyoshi, Nene Hideyoshi. Moglie si chiama Nene. Nene, ecco, scusate la pronuncia, ma che governò il Giappone e costruì il castello di Osaka nel periodo Azuki Momoyama. Hideyoshi era famoso come protettore della cerimonia del tè e dell'arte zen, che era fiorita in quel periodo che corrisponde al Rinascimento italiano. Quindi io desidero ringraziare prima di tutto il presidente dell'Associazione Italo-Culturale Kuniko Nakakawa, che mi ha proposto questo evento. Allora, il gemellaggio tra Firenze e Kyoto vanta una lunga amicizia fatta di scambi di dipinti e simboleggiata dal giardino giapponese che è allocato nel Giardino delle Rose di Viale Poggi e che è stato offerto dalla città di Kyoto alla città di Firenze, realizzato da un importante artigiano tradizionale. Pertanto questa esposizione, in cui partecipano selezionati artigiani, tagliatori di legno, ceramisti e maestri di incisioni, dà una continuità al rapporto, all'ottimo rapporto Italia-Giappone. La mostra si protrarrà fino a domenica 21. Nel pomeriggio di domenica 21 alle 17.30 verrà organizzato un concerto di giovani e giovanissimi interpreti giapponesi, vincitori del concorso nazionale dedicato alla memoria di Masiko Nakagawa, grande ambasciatore della musica tra l'Italia e il Giappone. Da una selezione delle opere che hanno partecipato a questo evento, seguirà quindi una premiazione dei migliori artisti con un attestato di riconoscimento da parte della nostra associazione. Vorrei, tra parentesi, ringraziare in particolare anche Kyoko Hirai per l'aiuto di interprete e rinnovo un caldo saluto d'accoglienza a tutti gli artisti giapponesi e alla signora Kuniko, a cui desidero dare la parola. Grazie. ダンテの家館長をはじめ副館長様、そして評議員の先生方、大変お世話になりまして、本当に心から感謝いたします。
verso a tutti i collaboratori per questo evento. Poi lei, a lei fa molto piacere di aver avuto una grande occasione al Centro della Cultura, come Casa di Dante, un posto molto importante e poi privilegiato, poi anche già città di Firenze, è conosciuto come città di belle arti in tutto il mondo, e poi per questo che lei sente grande onorato, sente molto onorato, e poi quindi まだ、グラデ、ありがとうございます。先生からご紹介をいただきましたが、父中川牧蔵は1902年生まれ、1930年代にほとんどまだ日本人がイタリアにいない間に留学しました。 Lui è nato nel 1902 e poi nel 1930, quando ancora non c'era quasi nessun giapponese che veniva in Italia, già ha cominciato a studiare in Italia, soprattutto per musica. Sì, sì, musica al Conservatorio di Milano e poi alla Scala e poi anche al Conservatorio di Bologna. Ma tante cose, ma studiata direttore, poi orchestra, poi violino e poi canto. Suo padre, il signor Marchiso, era un direttore dell'orchestra, e poi era specializzato per canto e anche violino, e poi anche ha creato un'orchestra più piccola di Kyoto, che è l'unico orchestra che è creato dal come orchestra pubblico che esiste in Giappone, perché nessun parte non c'è. Questa era con イタリアから日本へこのイタリアの宝物を紹介しようといった初めて伝えようとして一生涯150歳になくなるまで一生涯それを頑張って。 Suo padre, Makiso Nakagawa, aveva intenzione di presentare opera d'arte giapponese all'Italia, anche perché in Italia ci sono tantissime opere d'arte della qualità migliore del mondo. Allora lui aveva passione e poi ha dedicato la sua vita del 105 anni soprattutto per fare questo ambasciatore culturale e per trasmettere la cultura giapponese verso l'Italia con il legale ereditato dopo 5年、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 5
quando Machiso è venuto in Italia ancora non esisteva dizionario della lingua giapponese-italiano e italiano-giapponese, dunque lui ha dovuto, è costretto di studiare prima lingua tedesco e poi usando lingua tedesco ha capito italiano. Usando il dizionario tedesco-italiano e allora riusciva a capire la lingua italiana. E poi per questo Machiso è stato chiamato dall'ambasciata italiana in Giappone perché doveva creare un dizionario, il primo dizionario della lingua italiano-giapponese e giapponese-italiano. Questo è molto importante. Molto importante, quindi questa è veramente una cosa interessante che non sapevo tra l'altro. Volevo anche dire poi che potete spiegare anche che ora ci sarà la cerimonia del tè, cosa che dopo questo. Questa è la cerimonia del tè. Prima la premiazione, prima la premiazione. Allora io ringrazio la signora e poi chi vuole restare può assistere a questa cerimonia del tè, che è una cosa molto bella. Prima della cerimonia, però,
momento molto importante per gli artisti. Devo ringraziare a nome anche di tutto il consiglio direttivo, anche col presidente. Abbiamo fatto una selezione delle opere per una piccola premiazione per questi artisti, proprio che, essendo venuti qui al Circolo degli Artisti, era doveroso da parte nostra offrirgli, diciamo, offrire loro un riconoscimento minimo di benvenuto, diciamo, di accoglienza. Quindi io vorrei passare alla distribuzione di questi qui, che forse Chioco penso che può aiutare, e vorrei dire che sono stati selezionati, si guardano, si cerca il nome, però anche il nome credo che forse sarà il caso, credo di chiamare la signora. Ecco, è il primo artista. Sì, sono stati selezionati un primo premio per l'artista, come si pronuncia? Ci va. Quindi io vorrei qui, ciao. Ecco.
misa grazie a nostra qui do la misa Posso filmare se vuoi?
Thank you.
Thank you.
Grazie.